numero 9 Reali, poi si appoggia, scambia per Mon con Oliva che prova anche a controbattere e alla fine arrivano i primi due della gara, li segna Sannilo, cerca la prima marcatura della gara, Balazzi verso i Drissoli, poi la fit per Seguenti, cerca e riesce ad andare da tre. Passo, poi lascia Spinosa per poi tornare da Reali, passa bene sul blocco per poi lasciare andare Chiminello contro i Drissoli, passa Chiminello, 2 più addizionale. Un po' precisa la conclusione di Monacelli, poi Ridolfi per mettersi subito in mostra appena entrato, prova a passare, finisce a terra ma riesce lo stesso a servire per Mon che ripaga il sacrificio di Ridolfi. Canotta bianca, Oliva, Brenda, poi Chiminello arretratissimo ma da solo, bella la giocata di Oliva a imbucare benissimo, sfortunato nell'esito. Ora Reali per una storia differente riceve, prova da tre, solo retina di Reali. Drissoli che infatti ora riceve, è entrato al posto di Batalski. Contro Oliva sceglie di andare da Raicevic, prova da tre, tabella e canestro. Reali per mettere il muso davanti, Brenda si gira bene e va da Spinosa. Sceglie di allungare Spinosa e fa bene. Rotta afferrata Isernia, ora Monacelli verso Raicevic, la chiede Drissoli che invece indirizza il passaggio verso Monacelli, altra tripla. Termine e possesso Oliva in post, deve girarsi, invece sceglie di andare da Corvo che deve tirare e questa è la tripla che probabilmente chiude il secondo quarto. Sì. Arriva Spinosa però a recuperare subito, poi Corvo, in volata Corvo non sbaglia, arrivano anche i primi due di Grottaferrata di questo terzo quarto. Cambia passo Raicevic, cambia anche direzione, perde il possesso ma lo ritrova Bonucci e conclude lui l'azione iniziata da Raicevic. Un contatto palloso, Oliva non lo trova, passa bene, poi Drissoli gli nega la possibilità di tirare, allora per non da fuori! Da Spinosa verso Brenda, ancora Oliva, Drissoli a impedire la visione del campo, sceglie di andare da Permon, solo retina. Bonucci accelera end off verso Sbaragli che poi trova bene piazzato nell'angolo Batalski, risponde Isernia, tradito dal ferro. Monacelli verso Sbaragli, arriva Ridolfi ma non la tocca, allora Sbaragli senza marcatura, tripla incontrastata. E diversamente dall'andata si impone Grottaferrata 83-69 per i padroni di casa. Una buona serata e grazie per averci seguito da Nicolò Piemontesi.